Questi sono tutti oggetti che io disegno, preparo, ricamo e poi ho delle lavoranti che li fanno, però tutto su espressamente, su rigorosamente sui miei disegni. Questo addirittura è il rifacimento del vestito del delfino di Francia, l'altra Maria Antonietta con che ho rifatto anche per la boutique Perciò dove sei. Che bellezza, che bellezza. E qua appunto sono tutti gli oggetti, i capelli, eccetera. E sono dei pezzi unici perché io faccio appunto anche arredamenti d'interni. E questi sono degli elementi di arredamento d'interno, vero? Si fanno tante cose. Questo tutto con la lavanda. Le Demitra sono rifacimenti che prendo dei reperti archeologici, perché siccome c'è il museo archeologico che ha questi originali, quindi io riprendo, faccio fare le copie. Belle cose, mi piace tanto, mi piace. Qui infatti stavo ideando delle nuove borse. Con le paglie che si fatte con le erbe. E adesso devo ideare gli oggetti da mettere dentro. Qua volevo fare un uccello in gabbia, però non mi viene bene, quindi sto ideando. Se si vede. Sì, così vedi. Anche queste sono molto belle. Questi sono con i tessuti dei muli, con i tessuti che venivano fatti a mano per fare le bisacce dei muli, e sono delle borse per mare, belle. Tutte cose sono belle, tutte. Sono almeno delle cose che non si trovano. Sì, qua per mettere i costumi, qua con le tasche interne, la cerniera, qui una tasca con la cerniera. Vedo che belle. Così. Questo è quanto, tutto qua. Oh, questi giudici. Quelli. Le maschere. Splendida, tutta splendida. Grazie.
sono talmente brutta io. Fa un poco caldo oggi, 35. Fa un poco caldo. Allora, questo è stato il palazzo del principe Ruffo di Calabria tra il 1600 e il 1835. Poi è stato venduto ai baroni Spadaro, Rizzarelli, gli ultimi proprietari. E prima è sempre stato il palazzo del principe, perché quindi prima degli Alagona, dei Santa Pao, perché il castello, che doveva essere il luogo di abitazione, era troppo ventilato, per cui è stato adibito a prigioni e alla sicurezza. E invece i principi sono venuti a abitare qui. La prima parte qui sotto è del 1100 ed è stata iniziata a costruirsi con la chiesa madre, insieme alla chiesa madre, e poi man mano è stato ampliato, poi una parte distrutta da una bomba della seconda guerra mondiale. Io ho comperato questo tutto distrutto, preso dei grandi architetti e che mi hanno tirato fuori tutta la storia, tutto qua. Nessuno immagina qui dentro la bellezza. Poi è venuta una chicca, io non me la coglie. Devo mettere dei portaccendi, così si mi accorgo. Hello? Wow! Oh là là! Perché io ho tempo di vivere i pavimenti, le vetrine dobbiamo sistemare perché un po' che... Se può? Sì, va. Lascio qui e poi la riprendo. Sì. Se lascio dico io la torno. Serena, dobbiamo togliere il... Data nel 1821. Il giorno dell'anno. Bisnonno di mio nonno, per avere contribuito all'ascesa al trono degli Orlean. Ma gli Orlean sono stati i più grandi mecenati della Sicilia, prima dei Florio. Luigi XVIII. La legione d'onore è quella là. Allora, questa è l'ultima generazione di famiglia, chiusa nel 1975, che racconta una storia e racconta la vita di 150 anni di cinque generazioni della stessa famiglia, che hanno però rappresentato una parte di storia. Questi tutti con abiti splendidi. No, quello, vabbè,
e tutti con abiti splendidi, perché sono questo abito di Emilio Pucci, là di Chanel, quando c'era ancora Coco Chanel. Sempre questo di Emilio Pucci, e i vestiti cambiano con le stagioni. Però tutti abiti sempre tra Chanel e la calata gamma francese. Quella invece è la famiglia, Bernard Souchon in modo particolare, che era mio nonno, con dell'Alsazia e Lorena, e la mia nonna del Delfinato, e sono, che avrebbero oggi 135 anni, con i genitori di mio nonno e le figlie, le tre figlie, e naturalmente il cane, che è uno dei primi personaggi. Questo è un abito da sposa del 1878, indossato dalla mamma della mia nonna, con i gioielli allora, e poi rindossato dalla mia nonna nel 1907. È uno dei primi abiti da sposa bianchi, dopo, perché il primo è stato quello della regina Vittoria nel 1856, perché l'abito bianco era l'indice d'amore. Poi quello è un abito della mamma della mia nonna, quindi quello è un ritratto della mamma della mia nonna nel 1895 circa, con lo stesso abito. Quella invece, quella è la nonna, una nonna della nonna, con un colletto che ce l'ha nella vetrina. La bellezza di questo museo è di avere gli oggetti e i ritratti, cioè è un museo vivo, non gli oggetti che hanno, sono stati indossati e hanno fatto una storia. E poi ci sono tutte le tipologie dei fazzoletti di nozze, questo della mamma della mia nonna indossata nel 1878, quest'ultimo della mia mamma nel 1939, questo è un altro abito da sposa con le simbologie indossate nel segno di famiglia, con le simbologie del matrimonio. Allora, questi sono gli album di nozze, questi della mia nonna. Quello penso della mamma della mia nonna, però non sono sicura. Con delle coroncine che ho trovato sempre in fiori d'arancio. Questo è un fazzoletto da sposa indossato dalla mamma dalla mia nonna nel 1907 con i gigli di Francia ricamati. Invece questa è una spilla che era l'emblema di fidanzamento della, tipico dell'Alsazia e Lorena, Riccardo, regalato da mio nonno a mia nonna, oltre all'anello di fidanzamento, oltre ai gioielli, quando si è fidanzata.
Dopo. Sì. 1860 circa, una delle prime macchine fotografiche, con le fotografie che venivano fatte sul vetro. E poi questo è un post photograph, sempre date dal 1860, che era per mettere a fuoco le macchine fotografiche. Dobbiamo tradurlo tutto perché è veramente interessante come non mai. Bisogna toglierlo, fotografarlo. Questo è per... Una collezione dei ferri, sì, ma ho tutti i cose, come si chiamano, i grembiuli, delle domestiche dal primo mattino o quelle della sera. Questo è il fratello della mia nonna e della famiglia della mia nonna, quindi mio nonno, mia nonna questa, e poi con suo papà e sua mamma e tutti le... Poi ci sono fotografie dei bisnonni e trisnonni di mia nonna. Le prime fotografie di famiglia partono dal 1845. Questo invece dalla parte di mio nonno, quindi castelli di famiglia, il papà di mio nonno con sua figlia in braccio. E poi qui era la prima guerra mondiale, quando i castelli cadevano un giorno alla Francia e un giorno alla Germania. Questi proiettili che erano caduti nel giardino, recuperati, messi tutti insieme per fare un come si chiama? Fermacarte. E questo è uno dei visori delle macchine fotografiche. Quello là era il nonno di mio nonno, un nonno di mio nonno, che era alto 2,05 m, con la moglie 1,50 m. Mi piace. Naturalmente i cani, quindi i cani sono sempre stati i primi, ogni generazione ha avuto i suoi. Allora, questa è la famiglia della mia nonna e mio nonno con le figlie. Queste, quindi le tre figlie che dobbiamo aprire le vetrine. No, va bene così. Va bene così. Eh sì, ah sì, belle, belle vengono. Allora, questi sono la casa è bella perché è una fotografia dei primi 900, con mio nonno, con le bambine che giocano seduti in giardino, e nella casa di campagna, che le case di campagna erano due, quella là di Chambéry, e questa invece è la Charmette, e questa invece era quella che era Fossano, che poi è stata ingrandita e che è ancora l'attuale casa. E i domestici sono tutti alle pile, ai pilastri, in piedi, e mio nonno che gioca. E questi sono i primi domestici, i numeri uno, i più importanti, quindi il domestico numero uno è la governante, e che si sono fatti fotografare in modo ufficiale. Nei primi 900, insomma, non capitava tutto. C'è una collezione che mi dicono che è meravigliosa. Perché non mi piace, sono Il stanca. E cane. il cane, quello sempre. C'è anche. Allora, il cane, poi c'è anche un cane morto e imbalsamato anche. E questi invece sono oggetti da scrivania che hanno preso fuoco adesso sistemare.
questi guanti, la sciarpa, cosa, la collezione delle pipe e poi i richiami, la passione della caccia e quindi i richiami per tutti le varie tipologie di uccelli. È scritto in francese. Sì, perché la famiglia è francese, però è strano, la Legione d'Onore è data da lui Re Luigi XVIII per aver contribuito alla scesa del trono degli Orléans. Allora, lassù c'è, come si chiama? Donna... Oh là là, che un lapsus, ma enorme perché Paternò Castello dei Duchi, Agata, donna Agata, Paternò Castello dei Duchi di Carcaci, che era amica di una mia zia, il giorno del matrimonio. Questo è la contessa il conte e la contessa di Parigi che si sono sposati a Palermo, a Palazzo d'Orléans, incredibile, Sì. eh? E amici di famiglia. Quelli là, quindi questa è di nuovo la contessa di Parigi quando era giovane, prima di sposarsi. E poi ho tutte le firme autentiche, vedete? Ed è bellissimo quello. E questi sono il duca, cioè il principe Jean di Francia, Duc de Vendôme, che si è sposato 10 anni fa e in quell'occasione mi ha mandato l'invito e sono andata. Poi mi ha mandato la foto del piazzamento. Questa è Donna Franca Florio, siciliana, palermitana, che dopo gli Orléans è stata, i Florio sono stati più grandi mecenati, sono sempre qui in Sicilia, con la sua figlioccia, perché vabbè, Savoia, eccetera. Poi qui interessante. Quindi questa invece molto interessante è la regina Elisabetta del Belgio, sempre in una cartolina con la sua firma. Cerchiamo abbiamo dei pezzi interessanti perché rappresentano proprio la storia. Per esempio adesso sto facendo mettendo a posto delle cartoline di tutti i reali d'Europa. E c'è una cartolina con i reali d'Italia, con Vittorio Emanuele II, ma quando i personaggi nelle prime fotografie venivano aggiunti, c'era un gruppo di famiglia, mancava qualcuno, prendevano un'altra foto e glielo mettevano dentro, cioè, e si vede perché grossolanamente. Però sono delle cose interessanti perché sono dei passaggi di, insomma, poi di qua, questi sono abiti, Vedete qui, e fa sono incrociata male io. questa fa una bella fotografia. Allora, questo è un abito, sono due abiti di mia nonna quando era ragazzina sui 17-18 anni. Uno in rosa e l'altro in tenue azzurro, però devo ancora fare i manichini perché vanno fatti tutti su misura, c'è un lavoro enorme. Questo invece è una bellissima, un bellissimo plastron tutto ricamato, un coprispalle che mettevano su, questo è sempre della mamma della mia nonna. Tutti ricamati, cioè in un modo pazzesco. È molto bello perché è un abito di una nonna, della mia nonna, del 1865. Perché 1865 la fotografia, 1865 l'abito. Purtroppo è andato un po'. Era perfetto, adesso lo dobbiamo restaurare. Con la sua borsetta.
Questo è il pezzo più bello del museo, che è un fazzoletto da saluto del 1925. Tutto ricamato a mano, su seta, ed è pazzesco. Ma sai che disastro? Qua sono collezioni di fazzoletti, questi del 1930, con una stampa a mano. Poi questi della mia nonna, che vanno dal 1890 al 1970 circa, e sono molto belli. Questo portafazzoletti con ricami incredibili, gli ultimi con ricami con le viole. Anche i più piccoli sono tutti ricamati, anche quelli che non si vedono. Pazzesco. Poi questa è un'altra collezione di fazzoletti della nonna della mia nonna, che sono tutti antecedenti al 1880, e lo si vede di nuovo con dei ricami, questi tutti in seta, con ricami incredibili e con le punte arrotondate, che era proprio l'elemento che indica il passaggio del fazzoletto da quelli antichi a quelli moderni dopo il 1880. Poi, questa è una bellissima collezione di fazzoletti ultra ricamata, appartenuti alla mia mamma. Questa è solo una parte, perché ne ho di quelli ancora che devo mettere in vetrina, eccezionali. Questi invece sono dei pezzi anche spettacolari, che sono dei corpini di biancheria non fatta. Ho tutti gli elementi per fare tutte le giacchette, il corpetto. Questo è del 1910, che doveva essere stato creato e poi non fatto per la mia nonna. Si vede 1910 perché c'era la simbologia cioè il disegno degli Ireos, tipici di quel periodo, del fine Liberty. Poi e questo invece è un bellissimo, sempre per camicia da notte, però fatto con la tecnica della Trina Rinascimento per la mamma della mia nonna, quindi generazione prima. È bello perché si hanno tutti gli stessi elementi nelle varie generazioni. Stupende. Stupende, straordinario. È una collezione veramente importante, perché me l'hanno spiegato gli altri, non io, non è che abbia inventato, perché mi hanno detto che, essendo tutte di una stessa famiglia, racconta veramente una storia, la storia di 150 anni di del modo di vivere, però di, insomma, di persone che stavano bene, no? Infatti, quell'ultimo, vabbè, più una collezione qua da mettere a posto di guanti, che però non so, e ho i vari, questo è per un tagliere Chanel che poi tirerò fuori. Mi piace. Come i guanti, però che belli.
E il tagliore è grezzo, è di Chanel, autentico grezzo e rosa. Questo è un altro taglior di Chanel invernale. Mi è venuto in mente l'altro giorno quando si parlava dei vassoi, li chiamano le guantiere, giusto? Perché guantiere? Per i guanti, perché i negozianti di guanti, che erano veramente, tiravano fuori i vassoi con tutti questi guanti, li allargavano e li presentavano ai clienti. È un mondo che veramente che bisogna capire per poter capire l'evoluzione che c'è stata. E queste però sono difficilissime da tenere. Questi sono i primi guanti per guidare la macchina, cioè, no, questi che sono tutti lavorati a mano. Cioè, incredibile. E poi ne ho e ancora. Questi invece quelli lunghi da tagliare con le maniche a tre quarti. Poi mi ricordo che si scioglievano la pelle, la cosa. Oggi, e questi per allargare i guanti. Se non si ha la memoria, così. Spero che c'è tutto. Invece è la passione del ricamo. La mia nonna aveva un grande interesse, la sua mamma anche, per il ricamo, e quindi ho molti libri e soprattutto lei sperimentava tutte le tecniche con tutti i tipi di cotoni, di aghi, che le arrivavano da tutto il mondo, per cui poteva sperimentare e far fronte alla sua passione. Questa è una bellissima borsa del 1920 circa, da ricamo per il giardino, e quindi si chiude, c'è una molla, la parte di sotto si chiude, diventa una borsa, si mette il lavoro dentro, e poi si va al giardino, si apre e diventa un porta. E là è per fare le matasse di filati. Molto belli sono questi disegni che ho trovato l'originale, li devo portare qua, che è del 1920-25 circa. Erano dei disegni molto innovativi e ci sono tecniche miste nel ricamo. I disegni venivano fatti lì questo disegno è firmato dalla mia mamma, però come studio nelle lezioni private che prendevano, perché anche lì c'è una grande storia, che non potevano frequentare la scuola normale perché allora c'era il fascismo, mio nonno contro il fascismo. E quindi non hanno potuto frequentare la scuola. E quindi gli insegnanti andavano a casa e l'insegnante di disegno, ho trovato il disegno originale firmato. Questa invece è una collezione di Valenciennes tra 1700 e 1800, 1900 naturalmente, i primi del Novecento, le sete originali per ricamare. Questa è l'arte del chiacchierino, tutti i vari tipi di chiacchierino e le varie tipologie. Poi questo tutto a tombolo, il ricamo a tombolo. La collezione di fibbie e bottoni, bellissima. Lavori su paglia.
lassù a un ventaglio, non mi ricordo. Questo è un ricamo ad ago, tombolo del 1920. Tipi di ricami, il ricamo del Ducato di Parma, prima aiuti, era la passione della mia nonna, questo è il punto Assisi, questo punto ad ago, questo uncinetto, questo è il punto filza. Con i vari punti faccio un sacco di cose. Questo ricamo cecoslovacco con disegno austriaco. E questo non mi ricordo se è tunisino o altro. Devo andarlo a rivedere. Queste invece sono delle bordure per finiture. Bellissima. Poi dall'altra parte, e questa è una bellissima finitura di una tenda per un giardino d'inverno. Fatta con un disegno déco. Quindi c'era la tenda in Utah, questa. Poi andiamo dall'altra parte. Da sposa, dei veli da, per le messe di lutto, con tutti i libricini, della, i messali della, di famiglia. E questo appunto è un album in occasione delle morti di mio nonno, del papà della mia nonna, dove tutte le cittadinanze mettevano le firme. Di là, questo è di una bisnonna di mia nonna. Poi questa di nuovo, la fotografia della mamma della mia nonna col suo cane preferito, con questa giacca che ha addosso, o forse ne ho un'altra, e di nuovo un velo da lutto, questo per scaldarsi le orecchie, che si mette, della nonna della mia nonna. Devo ancora fare i biglietti. Il cane. Ecco, e questo è il cane che l'ha con la padrona, morta nel, morto i primi del Novecento, imbalsamato. Questo invece, questo è l'abito che ha indossato la, la mamma della mia nonna in occasione della, delle nozze della mia nonna. Allora, questo è l'abito della mia nonna, la giacca indossata per l'occasione del matrimonio di sua figlia nel 1907. È molto bello perché sembra precedere Chanel. E quello è un manicotto con la sua scatola originale, sempre di fine 800, primi 900, di Magasin de Printemps. Il cappello con la galalite, quindi era proprio iniziato quel materiale, era nuovo in quell'occasione. È bello perché l'ho scoperto dopo e non che. Veramente c'era sempre l'avanguardia delle cose, era molto. Allora, questo invece
una delle ultime giacche della mamma e della mia nonna, vedi con il cane, sì. Quello che là, sì. E la giacca è indossata. Questi sono invece verso metà 800 che si usavano le chinoiserie. Chinoiserie. E quindi un carion per offrire le sigarette. Questo è un bellissimo colletto perché la mamma della mia nonna se lo metteva sugli abiti perché faceva uscire dalle voliere i grandi uccelli. Poi questo invece è una bellissima, devo restaurarlo però, è un bellissimo sopra una mantellina stupenda, tutta ricamata in gel, e soprattutto è bella la parte dietro che ha un movimento che sembra un'ala di farfalla, dietro tutta ricamata, è molto bella. Come una farfalla? Così. Sono splendidi, se devo restaurare qua, perché c'è delle cose che non vanno, è un lavoro continuo. Allora, questo è un bellissimo abito di fine 800, dove la gonna non è stata fatta, ma ho tutti gli elementi, per cui lo rimonterò. Il corpino è ricamato uguale davanti e dietro. Fate il giro. Se avete le valenciennes, in italiano. Allora, è un bel corpetto di un abito intero, di cui ho tutti gli elementi per fare la gonna, sempre di fine 800, spettacolare la lavorazione perché è uguale davanti e dietro. Quest'altro invece è una giacca invernale in grosgrain e velluto ricamata a mano. Gli oggetti di la lingerie della casa con tutti con le varie tecniche di ricami, quindi il filet, il punto in taglio splendido, sì. L'orlo a giorno prima di fine 800 e qui col 1930 quando c'è un disegno netto e preciso. Qua sono bellissimi esempi, sfilato siciliano, però fatto in Francia, e la differenza sono le simbologie. Queste sono delle simbologie federiciane e invece in Sicilia li fanno con gli elementi barocchi. Questo del filet è splendido. Questo invece è del tombolo, che lo chiamano Cantù perché veniva fatto su disegni di Cantù, però sempre con disegni molto netti, molto belli. Questo è del punto ombra, punto inglese, si muove da sole. E qua abbiamo
parliamo di nuovo delle finiture. Poi di qua invece molto bello abbiamo il questi sono tutti giocattoli di Lenci, la casa Lenci aperta nel 1919, chiusa nel 1970, e questa è la mia nonna, quindi avrebbe 135 anni, con il suo stemma di famiglia, con l'esame, i suoi abiti. Belli, eh? No. Splendida. È una bella collezione. Qua sono gli elementi. Ah. Lì lei con suo fratello, beh, là i bimbi di famiglia, nelle loro varie pose, lì sono dei cugini. E poi questi sono degli abiti, ma quotidiani. Mm. Questi devo restaurarli ancora. Dei porte-enfant molto belli. Mm. E poi qua la mia nonna, quando era ragazzina di 5, 6, 7 anni, 6 anni, con la cuffietta della sua prima comunione, nella scatola originale, cioè bello quello. Era una delle figlie. Poi qui sempre la mia nonna con i regali. I regali di quando è nata. Quindi la campanella d'argento, che assomiglia a lei con quel cappellaccio e la campanella uguale. E qui il libricino di preghiere, il braccialetto e lo stemma. Questo invece sempre bambole Lenci, che erano tipiche, e qui ne ho una collezione, ne ho ancora, che sto mettendo a posto, anche perché Lenci ha chiuso la sua. Questi sono degli anni 50 e 60. Troppo belle, sono troppo belle. Poi qui, molto belle, abbiamo 104 anni la fotografia, aspetta un attimo che non mi piace quella. Devo venire ogni tanto a rimettere a posto tutto il museo, e lo devo fare. Uffa, vabbè. Una delle figlie, 104 anni la fotografia, 104 il colletto, è lo stesso. Questi sono delle splendide camicine. Camicine, titolo chemise, di nascita, de naissance, 1880. Sono molto molto belle. Tutte ricamate a mano. Se 1865, c'est abîmé, mais c'est vrai. C'est 1865. Autre petite chemise avec une bavoir, avec deux extraordinaires. Ici, alors, c'est une petite chemise de naissance de 1840 à peu près. Et je l'ai mise parce que j'ai trouvé que j'avais dans mes mains, dans la même famille, c'était à elle, le premier Oshkosh américain qui a changé la façon d'habiller les enfants. Les bébés. Est-ce que vous... Si, si. Et si on retourne. Serena.
Allora, se ma grammaire, lo schella la festa un anniversario di premiere a me, no? Avec sa roba. E là c'est ma grand-mère, lorsqu'elle avait 5 ans, je crois, avec la poupée jumeau qui est ici, avec une de ses grand-mères, Ah, sì, arrière-grand-mère. insomma. Incroyable. La robe de baptême de 1850. Qui ici la collection de poupées de Lenci che la maison qui a s'est arrêtée en 1800 en 2000 s'est fermée, mais ça sont des poupées de 1970 et celles-ci, les deux, sont les premières poupées Lenci qui a ouvert en 1919. Et celle-ci est sur le visage de ma mère, parce que les poupées étaient faites sur le visage. Incroyable. Mais si on n'a pas la mémoire, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Parce qu'une fois, il y avait seulement des gens qui pouvaient et des gens qui ne pouvaient pas. Et qui travaillaient. Mais à côté de la famille de ma grand-mère et aussi de mon grand-père, il y avait tous des gens qui travaillaient très contents. Et surtout, ma grand-mère avait idée, parce qu'il venait des grands d'histoire de la noblesse française, mais la Rivoluzione francese, ils se sono dedicati all'usina, si sono dedicati a imprenditori, ils sono diventati imprenditori e soprattutto sul sociale, ils se sono dedicati al sociale. Vabbè, ici, devo mettere a posto, c'è la collezione delle Barbie, perché Barbie è diventata. Ma è ancora tutto da mettere in ordine. E là ancora una ceramica di Lecci. Più bello è questo piccolino E lupo. questa però è un lettino che ho trovato a Palermo da un antiquario. Non è data 1940, così non è antico, però è bello. Invece questa anche siciliana, qui devo ancora mettere a posto. Questa è una ceramica Lenci, perché la signora Lenci si dedicava alle ceramiche. Gli ho fatto vedere le Serena le stanze dove io dicevo che si perdeva la gente e non tornava più, quelle le stoffe, che le ha sistemate. Sto sistemando perché devo mettere la biblioteca che ho tanto di là, la devo mettere con la stanza gialla, adesso devo trovare il sito per chi la porta. Non spostare Grande. La io ricamo, me lo ricamo. Qua accendo, aspetta. Stiamo mettendo a posto forse.
Serena non l'aveva mai vista. Vabbè, ma appunto non so, se va per sai, io lavoro in silenzio, per stare qua. Sono malati di garetto che prima silenzio al frente. Perché poi tu hai visto il diarma si ciaccia e vedeva fuori, io ho bisogno di venire seduto a busso, io la continuità in quelle parti, comunque busso, quando davanti per poi sono tornata. Sto già preparando, capito? Perché tu un altro di là. Solo che sei tu. Aia. Oh mamma mia. È bassa. E qui adesso devo bagnare i fiori di panna. Wow, bella, 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 bella. Anche sotto la stanza blu. La stanza blu, la stanza blu, quella lì, anche quella che ho ascoltato. Grazie. Guarda, già per me? Ok, allora sotto. Smile? Ok. C'est très très joli, très fleuri, fait avec goût. Ma ci puoi girare tutti corto che vuoi.